un argomento abbastanza, sentite? Un argomento abbastanza complicato. Scusate. Ecco, cioè. Un argomento abbastanza complicato che si può affrontare solo facendo naturalmente riferimento alla personalità e alla figura di Giordano Bruno. Su di questo processo c'è stata sempre un'ampia, da tempo, un'ampia discussione, molta letteratura, e soprattutto nell'Ottocento, nel Novecento, con interpretazioni anche molto diverse da quelle fra di loro. Ma c'è stato addirittura un periodo, e su questo volevo richiamare la vostra attenzione, che si è detto addirittura nella seconda metà dell'Ottocento che Bruno non era stato messo al rogo. Così fu sostenuto da uno studioso inglese che si chiamava Théophile Destuys, il quale appunto sostenne che Bruno non era stato messo al rogo, ma condannato e quindi spedito in un convento. Questa tesi, stiamo dicendo del 1880, degli anni 80 dell'Ottocento, venne messa in crisi dalla scoperta finalmente dei documenti dell'archivio di San Giovanni Decollato e gli avvisi di Roma, i quali dicevano in modo definitivo che Bruno era stato messo al rogo. Ma perché, come dire, a Bruno fosse restituita almeno la morte in quel modo, come vedete, sono dovute passare diversi secoli, anche perché Bayle, nella voce su Bruno del suo dizionario, aveva appunto sostenuto che non c'era un testimonio oculare che potesse dire che Bruno era stato effettivamente bruciato. Queste varie interpretazioni derivano dal fatto che è straordinariamente difficile capire perché Bruno abbia deciso di morire. Perché alla fine, dopo 80 mesi di prigionia e quindi 8 anni di carcere, abbia deciso di andare sul rogo. Perché questo è il primo punto che noi dobbiamo avere presente. È Bruno che decide di morire. La stessa Inquisizione, in modo particolare il Papa, non avrebbero voluto, come avremo modo di vedere, questo esito. Allora, la prima domanda che ci dobbiamo porre, perché, nonostante che il Papa non avesse intenzione di mandarlo al rogo, Bruno invece decide di morire. Ma c'è un altro punto che dobbiamo avere presente quando parliamo di questo processo. Nel settembre del 1599, Bruno era stato messo in carcere nel 1592, l'esito del processo non è ancora definito. Cioè, non si è ancora acquisito da parte del tribunale che Bruno fosse effettivamente colpevole. Bruno a quella data, come si dice in termini tecnici, non era convictus. Che vuol dire il tribunale non era ancora riuscito a trovarlo colpevole. Nel 1599, era stato messo in carcere nel 1592. Pochi mesi dopo, nel febbraio del 1600, esce la sentenza l'8 febbraio, il 17 febbraio viene messa al rogo. Allora la domanda che ci dobbiamo porre è un'altra domanda. Che cosa accade perché il processo precipiti in questo modo? Come mai quello che il tribunale non era riuscito a fare in 8 anni viene fatto in pochi mesi? Che cosa avviene? Se il 9 settembre è tutto ancora aperto, così aperto che i consultori dicono per farlo confessare sottoponiamolo addirittura alla tortura, cosa che il Papa non concesse, che cosa è accaduto
perché le cose precipitassero in questo modo. Dall'altro lato c'è poi un elemento ulteriore, se volete, che rende difficile capire la vicenda di Bruno di fronte al rogo. È, come dire, il rogo è diventata la chiave interpretativa di tutta la personalità e la storia di Bruno. Come se quell'evento effettivamente drammatico avesse, per così dire, risucchiato dentro di sé tutta la storia di Bruno. Questo rende difficile capire tanto più il rogo, perché viene, come dire, da un lato isolato e dall'altro lato diventa il principio di un mito, di una leggenda che ha attraversato tutta la cultura europea fino a noi. C'è poi un altro dato che Bruno, come vedremo, trasforma il suo rogo in una straordinaria rappresentazione teatrale. Bruno era uomo di teatro, ha scritto Il Candelaio, trasforma la sua morte in un evento, in una grande scena, nella quale egli è al tempo stesso attore e regista, vittima e giudice, di fronte alla folla che assiste al rogo e che è, come dire, un personaggio silenzioso ma decisivo di questa vicenda. Tuttavia c'è ancora un dato che ci aiuta a capire la difficoltà di capire il rogo di Bruno, il processo di Bruno. Ed è il silenzio che accompagna la morte sul rogo di Bruno. Avremmo documenti a disposizione se ci fossero stati, ma invece i grandi intellettuali europei, coetanei di Bruno o contemporanei di Bruno, di fronte al rogo di Bruno tacciono. C'è appunto il rumore delle fiamme, ma c'è un silenzio straordinario della cultura europea. Appunto la folla intorno al rogo, i dotti dell'Europa che tacciono. Guardate che perché si abbia notizia in Europa del rogo di Bruno passano mesi, a volte anni. Ma il dato più di fondo di questo silenzio è che i grandi intellettuali europei, coetanei di Bruno, erano intimoriti e per certi aspetti terrorizzati dall'esperienza di Bruno. Bruno è diverso da Galileo, che accetta appunto di abbiurare. Bruno non accetta di abbiurare ed è, non è un uomo solo, non è un uomo isolato, ma è un uomo solo. E per certi aspetti è un uomo indecifrabile, misterioso, incomprensibile per i dotti del suo tempo. Per Keplero, ad esempio. Keplero, parlando appunto della morte di Bruno, dice: ma se non credeva in Dio, perché non ha mentito? Se non credeva in un Dio distributore di meriti e di colpe, perché non ha mentito? E prima ancora, perché era tornato in Italia con un simile azzardo, sapendo che c'era appunto la Chiesa romana che l'aveva condannato già dagli anni 70, costringendolo ad andare via dall'Italia a peregrinare per l'Europa? Perché non si era pentito mentendo? Perché era tornato in Italia? Queste sono le domande a cui Keplero non riesce a rispondere, e come Keplero altri grandi dotti del suo tempo. Ma questi dotti, rispetto a Bruno, avevano un altro elemento, come dire, che li inquietavano profondamente, ed era la paura dell'infinito. Quando Galileo scopre i cosiddetti pianeti medicei, i quattro che girano, orbitavano intorno a Giove, molti tremano in un primo momento perché pensano che possa essere un altro sistema accanto al nostro. Quando invece Galileo gli dimostra, gli dice: ma no, sono pianeti che girano intorno al Sole, dunque stanno nel nostro sistema, Keplero fa una considerazione straordinaria, dice: Bruno ci avrebbe precipitato nell'orrore dell'infinito.
Meno male che Galileo ha dimostrato che le cose non stanno così. L'infinito fa paura e Bruno ne è il più radicale sostenitore. Ma Bruno fa paura anche perché è il più radicalmente anticristiano dei filosofi del Cinquecento. Non c'è nell'umanesimo e nel Rinascimento pensatore più anticristiano di Bruno. Anzi, noi potremmo dire più post-cristiano di Bruno. Con Bruno un intero sistema secolare, quello aristotelico-tolemaico, si spezza. Attraverso l'irruzione di un pensiero radicale che distrugge un mondo di certezze. Da questo punto di vista, quello che coglie benissimo il punto è Brecht nel Galileo, in cui viene appunto rappresentato il giovane discepolo di Galileo, il quale dice: ma all'improvviso i miei genitori, che credevano di essere al centro del mondo, hanno capito di essere in una periferia dell'universo. Che la Terra è essa che gira, che non c'è più alcuna consistenza. Rispetto a Copernico, Bruno radicalizza ulteriormente, perché infinitizza la scoperta di Copernico. Non un mondo, non la Terra che gira intorno al Sole, ma infiniti mondi nell'universo infinito. Quindi un pensiero radicale, un pensiero estremo. Questo è l'uomo che è messo al processo dalla Chiesa di Roma. Ma noi, se vogliamo capire qualcosa, ci dobbiamo liberare da due miti. Il primo, la presentazione di Bruno come martire del libero pensiero, come facevano i massoni nel secondo Ottocento. Bruno, come ho già detto, non voleva morire. Non voleva essere fino alla fine un martire del libero pensiero. Poi si presenta così, dice di sé: muoio martire volentieri. E cercheremo di capire, quando dice questo, a chi si oppone. Ma non voleva morire. Non è vero che la morte di Bruno, come hanno detto altri, fu un gesto filosofico, perché nella sua vita c'era un intreccio totale di biografia e filosofia, per cui morendo avrebbe fatto, per così dire, filosofia fino in fondo. Questo è un canone moderno, non è un canone rinascimentale. È il canone di chi vuole scarnificare Bruno. Ma per Bruno invece la dimensione del corpo, del singolo corpo, del suo stesso corpo è fondamentale. Se voi andate a leggere Machiavelli, Guicciardini, uno dei lemmi principali è accidente, la potenza degli accidenti, la realtà degli accidenti. Per questo è una morte tragica quella di Bruno, ma non c'è nulla di trionfale in questa morte. Anzi, se noi leggiamo gli atti del processo, vediamo che progressivamente si incupiscono, l'atmosfera si incupisce. Più che una marcia trionfale, alla fine è letteralmente una marcia funebre, via via più intensa, che poi esplode alla fine nel rogo, nella morte, che Bruno vive proprio come un libera me finale. La morte alla fine così gli appare, come un libera me. Ma Bruno aveva anche dei singolari elementi che lo spingono ad affrontare in un certo modo la morte. Era convinto di essere un messaggero degli dèi. Credeva nella vicissitudine. Era convinto di avere già vissuto molte vite, di cui, essendo un uomo eccezionale, aveva addirittura conservato memorie. Bruno era convinto che si muore ma si nasce in altre forme. Come dice in un bellissimo testo un suo seguace, John Toland, il quale sulla sua tomba fece mettere proprio delle parole che ricordano Bruno. Dice: qui giace John Toland.
rinascerà, ma non sarà mai più quel Toland, ma si rinasce. Ma che tipo d'uomo era Bruno per cercare di capire il modo in cui arriva alla morte, questa scelta di morire che non è né sorprendente né imprevedibile? Alcuni hanno detto ha avuto un crollo nervoso, niente di tutto questo. È lucidissimo quando sceglie di morire, perché era in grado di comprendere i rapporti di forza. Ecco, ma quali sono le strutture di fondo della personalità di Bruno? Bruno appunto è consapevole che bisogna avere rapporti con i poteri, sia dello Stato che della Chiesa. Non è affatto vero che si vuole scontrare in linea di principio con lo Stato o con la Chiesa. Se è possibile bisogna trovare un compromesso. Definisce il confine del compromesso. Il compromesso si dà sui penultimi, non sugli ultimi. Ma sui penultimi il compromesso è possibile. Era convinto di aver avuto in dono un destino eccezionale. In tutti i luoghi in cui si trova si celebra continuamente, anche in modo strumentale, per avere una cattedra. Era un uomo sui punti finali, sui punti centrali, totalmente intransigente. Sui punti finali non si tragigge, si rompe. Si media sui penultimi, mai sugli ultimi. Si può dissimulare, come fa nel processo, ma non sul centro della sua filosofia. Quel luogo, diciamo il centro della sua filosofia, su quel punto lì è totalmente intransigente. Dunque un pensatore estremo, un pensatore radicale, un post-cristiano, uno che attacca anche l'Europa, anche la civiltà europea, prima di Montaigne, difende gli indios, Bruno, e sostiene che gli uomini, i quali non sono uguali, sono però tutti figli della stessa matrice, della medesima madre. Il colore della pelle, bianco, giallo, rosso, dice, non cancella la omogeneità materiale di tutti gli uomini. Anzi, dice che gli indios hanno dei memoriali più lunghi dei nostri, il che vuol dire che tutta la cronologia biblica in questo modo viene fatta saltare. Per Bruno tutto vive e tutto il vivente ha una radice, una sola radice. Dunque, disponibilità al confronto e intransigenza. Quando questi due elementi entrano in tensione, esplodono, ma vince l'intransigenza. La scelta è sempre quella di rompere, di cercare di andare via, di pagare tutti i prezzi per salvaguardare se stesso e la sua filosofia. E lo fa nelle varie situazioni allo stesso modo. Io sono persuaso che gli uomini in situazioni affini si comportano allo stesso modo. Questo accade, come dire, in modo limpido nel caso di Bruno. Prendiamo la sua vicenda con i calvinisti. Bruno arriva a Ginevra, vuole una cattedra, pensa che il modo per avere la cattedra sia quello di attaccare e dimostrare che è mediocre il più autorevole filosofo ginevrino. Questo mette in moto tutte le sue forze, Bruno viene attaccato, è costretto a pentirsi, accetta di pentirsi pur di andare via. Non ha nessuna difficoltà a diventare calvinista se gli serve ad avere una cattedra a Ginevra. E nessuna difficoltà a pentirsi se questo gli serve per andare via da Ginevra. Dissimula, ma l'essenziale è andare via. Così anche a Venezia, nel processo veneziano, Bruno si pente, si inginocchia, dice riconosco i miei errori. Però dice, e appuntiamolo questo punto, non in una dimostrazione pubblica. Cioè mi pento qui di fronte a voi, ma non in una dimostrazione pubblica del tipo di quello di Galileo. Cioè abitello bianco, tutti i cardinali vestiti di rosso davanti, cerimonia pubblica, eccetera, eccetera. Su questo dice no, già a Venezia.
Perché capisce già a Venezia che questa sarebbe veramente la sua fine, o almeno la fine di quello che lui riteneva e pretendeva di poter essere. Quindi cerca anche a Venezia di andare via, di dissimulare, e non ce la fa, viene poi trasportata a Roma. Ma già da Londra era andato via, da Ginevra va via, da Francoforte va via. Bruno è scomunicato dai cattolici, dagli anglicani, dai calvinisti e dai luterani. Non c'è nessuna chiesa europea che accetta Bruno. Ma torniamo a quello che dicevo prima. Settembre del 1599, di fronte al tribunale sta quest'uomo. Era un uomo piccolo, con la barba nera, aveva poco più di 40 anni, era nel pieno della sua attività intellettuale. Era da 8 anni in carcere, 80 mesi di carcere. Non è ancora convictus, cioè non si è ancora dimostrato in modo impeccabile dal punto di vista giuridico che Bruno è colpevole, che Bruno è empio, che Bruno è eretico. Non l'hanno ancora dimostrato, perché non avevano trovato tutti i testi di Bruno, perché lui era stato bravo a difendersi, perché avevano altre cose da fare. Non l'avevano dimostrato. Per dimostrarlo, tutti i consultori dicono, sia messa alla tortura. Il generale dei Domenicani, l'ordine di Bruno, che aveva la preoccupazione che l'ordine suo fosse coinvolto con un personaggio di quel tipo, dice, non l'ho torturato una volta, ma due. E poi dice, annullando tutto quello che era stato fatto fino a quel momento, lo si giudichi da quello che deporrà sotto una duplice fortuna. Cioè Ippolito Beccaria, perché così si chiamava, dice, torturatolo doppiamente, quello che dirà sarà quello da tener conto, ciò che è stato fatto prima è inconsistente, a dimostrazione ancora di quello che dicevo. Fino al settembre 99 non sono riusciti a stringere niente per condannare Bruno. Chi è che, come dire, fa saltare questa posizione dei consultori, mettendo Bruno in una grandissima difficoltà, da cui poi non esce più? È il Papa. Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini. Clemente VIII conosceva Bruno dal 1592, sapeva chi era, perché era già papa quando si adoprò in tutti i modi perché Bruno fosse spostato, estradato da Venezia a Roma. Sapeva chi era quel piccolo uomo con un poco di barba, poco più di 40 anni. Cosa dice Clemente VIII? Ai consultori, dice, non autorizzo la tortura. Perché? Questo è l'argomento del Papa. Perché secondo il Papa, quello che Bruno aveva detto era sufficiente per chiedergli di abburare. Quello che ai consultori non sembra sufficiente. Per il Papa lo è, e quindi ordinò quod prefigatur sibi terminus recipiscendum prois quas confessus est. Gli si è dato un termine entro cui egli si penta per le cose che ha confessato. Perché Clemente fa questo? Perché non vuole una conclusione cruenta del processo. E infatti un testimone all'interno dei Palazzi Vaticani, cioè Gaspar Schopp, dice appunto: il Papa fu deluso da Bruno, perché non voleva che si arrivasse fin lì. Questo è il punto di vista di Bruno. Qual è l'atteggiamento di Bruno rispetto al Papa e all'atteggiamento del Papa? Per Bruno è un fulmine a ciel sereno. Sapeva bene, perché conosceva il diritto canonico, che non c'era fino a quel momento motivo per costringerlo ad abiurare.
Il Papa cambia, per così dire, il tavolo del gioco. Dice è convictus, a differenza dei consultori. Bruno aveva costruito una tela, il Papa la spezza. Bruno sperava nel beneficio del tempo, come direbbe Machiavelli, di farcela, di riuscire di lì come era riuscita a scappare da Ginevra. Il Papa lo mette in una situazione di estrema difficoltà, non gli dà più, come dire, possibilità di fuga, se non la biura. Ora Bruno era un tipo particolare, aveva un grande senso di sé, ve l'ho già detto, ma era un personaggio rabbioso, poteva diventare incontrollabile. Nel carcere di Venezia, nel 1592, ne dice tali e tante su Cristo, la Madonna, il Padre Eterno, Messia, eccetera, eccetera, proprio travolto dall'ira e dalla voglia di stupire anche dalla voglia di stupire. Quindi Bruno dice, in un testo famosissimo, non ho niente di cui pentirmi, non so di che pentirmi, non mi pentirò. E dice no. Rispetto al Papa, appunto, che aveva cercato di trovare una via di fuga, una situazione difficile, quindi Bruno, come dire, si muove in un atteggiamento diametralmente opposto a quello che voleva il Papa. E badate, tanto più era deluso perché aveva sperato nel Papa. Quando Bruno parla di Clemente VIII, dice un Papa amico dei filosofi. E il Papa era almeno amico di un filosofo, era amico di Francesco Patrizzi, che era questo grande filosofo chersino, suo compagno di studi, che lui cerca addirittura di chiamare a insegnare a Roma. Allora Bruno dice, ma Patrizzi crede meno ancora che non io. Se il Papa lo vuole a Roma e conosce Patrizzi, è un Papa filosofo, è un Papa che si può far convincere dalle ragioni dei filosofi. E quindi resta profondamente deluso, ma sono reciprocamente delusi. Bruno spera di trovare una cattedra a Roma, spera nel Papa, fino all'ultimo gli manda due memoriali, non al tribunale, ma direttamente al Papa, cerca di stabilire un rapporto diretto col Papa. Il primo lo aprono, il secondo non lo aprono nemmeno, tanto è, diciamo, deluso, irritato Clemente VIII con Bruno. Quello che avrebbe cercato di fare, che aveva cercato di fare, non ha risultato. Ed egli avrebbe ottenuto due risultati. Uno avrebbe fatto chiudere il processo, finalmente, e il secondo risultato, in modo non cruento. Perché Bruno, cercando di scavare in questa complessa e tormentata personalità, perché Bruno non accetta la posizione del Papa? Perché non accetta di abbiurare? Il Papa gli dice questo, abbiura e avrai salva la vita. Ma come ho detto prima, badate, Bruno non è Galileo. E quando dico questo dico massimo rispetto di Galileo. Galileo è un grandissimo scienziato. Bruno ha straordinarie intuizioni scientifiche, l'infinito. Ma si pensa come un riformatore dei popoli, Bruno. Cioè Bruno vuole avere il destino del capitano di popoli, così dice a Mocenico. Cioè per Bruno l'azione e l'iniziativa politica, sostenuto dalla magia, è un tratto fondamentale della sua missione filosofica. In questo è, come dire, propriamente un intellettuale della tradizione italiana. Si fa politica. Si fa riforma attraverso la magia, in questo senso è diverso da Machiavelli, perché Machiavelli ha un primato della politica, ma non c'è la magia.
Invece per Bruno il grande capo politico deve essere un grande mago, quale lui era o riteneva di essere. Un grande mago e un grande capo politico. Quindi Bruno ha il problema che non ha Galileo, cioè il problema di quello che è l'effetto pubblico in generale della sua abiura. Cioè per lui abiurare, come ho detto prima, è come rinunciare a sé, alla sua filosofia, alla sua funzione, alla sua missione, oltre che di filosofo, di riformatore del mondo, di capitano dei popoli. Come ho detto, era disposto a pentirsi, perché sapeva quando era più debole e come si contratta con i poteri, ma alle sue condizioni. Pentirsi come a Venezia, ma non in modo pubblico, tantomeno con una dimostrazione pubblica. Su questo Bruno è intransigente. Guardate, gli uomini sono misteriosi e leggere nel cuore di un uomo è impossibile. Diceva un grande storico tedesco che si chiamava Droysen che solo il grande inquisitore, cioè Dio, è in grado di leggere nel cuore di un uomo. Ogni uomo è se stesso, ogni uomo è ineffabile, nulla, come dire, risolve interamente un uomo. Non è certo l'opera di un uomo l'unico criterio per valutare un uomo. L'opera è un pezzo di un uomo. Quindi entrare nel cuore di Bruno è difficilissimo. Capire cosa gli turbinasse nella mente quando gli viene stabilito un termine per pentirsi, quando capisce che è veramente ormai solo, perché è abbandonato da tutti, anche dal Papa nel quale aveva fiducia per il suo destino, si pone, credo, queste domande. Cosa sarebbe accaduto dopo l'abiura? L'abiura significava, come nel caso di Galileo, anni di carcere. E badati, anni di carcere che potevano essere stabiliti dal Tribunale dell'Inquisizione. E se avesse abiurato, quale sarebbe stato il credito della sua filosofia, il destino della sua filosofia? Se voi leggete i testi di Bruno, soprattutto i dialoghi italiani, ve li consiglio perché sono una bella lettura, ma voi li avrete già letti abbondantemente, c'è un elemento che ossessiona Bruno, ed è che la sua filosofia, come dice lui, fosse uccisa dentro le fasce. Cioè che fosse uccisa prima di rivelarsi in modo pieno. Perciò Bruno scrive, come dire, in modo ansioso, in modo furioso, in modo impetuoso. Pensate voi, tutti i dialoghi italiani li scrive in 2 anni, fra l'84 e l'85. Scrive Scena, Caos, Infinito, Spaccia, Cabala ed Eroici Furori. C'è proprio come dire, l'ansia di poter dare tutto perché avverte che in ogni momento può essere bloccato. Perciò percorre l'Europa senza requie, senza tregua. Perciò cerca di far crescere e diventare adulta la sua musa. Credo che sia un tratto della sua personalità su cui non si insiste a sufficiente, come dire, questo timore, quest'ansia di non finire, di non concludere il suo lavoro. Da questo punto di vista quella di Bruno è un'opera aperta. Se voi andate a vedere la lettera finale della Causa, dell'Infinito, dice continuamente: ho preparato del lavoro, lo dovrò sviluppare, questi sono semi, vedremo, eccetera, eccetera. Cioè quello che vuole fare è almeno stabilire le fondamenta della casa, gettare i semi della casa. E aveva già fatto molto quando viene messo in carcere, perché quando alla soglia del rogo, sulle soglie del rogo, e quando nel 92 era stato messo in carcere, dico meglio, perché aveva scritto i dialoghi italiani e migliaia e migliaia e migliaia di pagine latine. Noi pensiamo,
a Bruno attraverso il dialogo italiano sono un decimo della sua produzione, non saprei valutare, ma scrive il De Immenso, il De Infinito, il De Monade, l'Adversus Mathematicos, scrive il De Umbris, il Sigillus, il Cantus, è una produzione latina immensa quella di Bruno. Ma riteneva di dover fare ancora delle cose e sicuramente riteneva di dover sviluppare il punto politico al quale era arrivato nella sua riflessione, quello che secondo lui doveva dare forza alla sua azione politica, cioè la magia. Gli ultimi periodi di Bruno sono appunto intorno a problematiche di carattere magico, che sono centrali per Bruno. Guardate che per capire questo, per capire che le opere di Bruno, le opere magiche sono cose serie e non superstiziose, c'è voluto una quantità di tempo infinito. Grandi studiosi come Spampanato, come Tocco, come Gentile, ritenevano che fossero pure superstizioni, cose inutili. Per Bruno invece è decisivo. Perché, e lo dico come lo direi per Machiavelli, come lo direi per Guicciardini, sono uomini del Rinascimento questi, non sono uomini moderni. Cioè, cosa voglio dire questo? Dico che Bruno, anche se l'hanno fatto diventare un piccolo Spinoza, non è Spinoza. Che Machiavelli, anche se l'hanno fatto diventare il teorico dell'autonomia della politica, è un'altra cosa. Dico anche che Guicciardini, anche se hanno detto che pensava solo al suo particolare, è in termini rinascimentali il più grande moralista che noi abbiamo mai avuto con i suoi ricordi. È la stessa questione di quando si dice: ma Machiavelli che cos'è? È un politico, un filosofo? E Bruno che cos'è? Un uomo di teatro? Ma nel Rinascimento queste partizioni non esistono in questo modo. Queste sono partizioni moderne. Nel mondo moderno, dopo la rivoluzione scientifica, qui c'è la superstizione e qui c'è la scienza. Qui c'è Atene e qui c'è Alessandria. Qui c'è la filosofia, qui c'è la retorica, qui c'è la scienza, qui c'è la magia. Nel Rinascimento non è così. La retorica è uno dei luoghi principali della filosofia rinascimentale. L'astrologia è la filosofia della storia degli uomini del Rinascimento. L'errore che noi confondiamo, l'errore che facciamo è quello di pensare che il Rinascimento sia il mondo moderno o che il Rinascimento sia la genesi del mondo moderno, è sicuramente genesi di alcuni elementi del mondo moderno. Spinoza legge legge Machiavelli e fa grandi elogi a Machiavelli. Spinoza dice di Machiavelli pro libertate fuisse constat, che non credo agli occhi di Spinoza ci sia elogio più alto, no? Si sa, consta che fu un uomo dalla parte della libertà. Ma fra Spinoza e Machiavelli ci sono abissi di differenze, perché uno è in un mondo rinascimentale e un altro in un mondo moderno. Tante interpretazioni che sono state date, tanti manuali eccetera eccetera, perdono questa differenza, che noi invece la dobbiamo rivendicare, sottolineare, perché è centrale. Quindi Bruno capisce che è arrivato, come dire, a un punto di snodo. Morire e mantenere viva la sua filosofia, oppure abiurare e uccidere la sua filosofia. Ucciderla nel senso di quello che lui pensava dovesse essere il suo destino, la sua missione. Quindi lo dobbiamo immaginare così quest'uomo, nella sua cella. Ci sono delle immagini bellissime degli anni del... insomma, bellissime, commoventi se volete, di Bruno durante gli anni del processo, quando chiede una penna per poter scrivere, quando chiede un cappello perché ha freddo, ma sempre impegnatissimo a scrivere. Era un uomo laboriosissimo. Era un uomo straordinariamente laborioso. Quindi si trova di fronte, come dire, a questa alternativa del diavolo in senso proprio. Capisce che è in gioco il suo destino,
che è in gioco la missione sua, che è in gioco anche la sua credibilità, che è in gioco tutto per lui, questo lo capisce. E quindi c'è rabbia, risentimento verso il Papa, verso l'Inquisizione: non ho nulla di cui pentirmi, non mi pento. Ma non ha alcun crollo psicologico Bruno in questa situazione. Fa una valutazione fredda della situazione, era in grado di farlo. Era un uomo capace di gettare anche su di sé uno sguardo crudele. Era un uomo che amava la vita, diceva che non era ancora arrivato con le donne al numero di Salomone, ma pensava di poterlo fare. I suoi amici ne parlano come di un compagnetto piacevole. Era questo intreccio di pulsioni, se volete. Quindi rabbia, risentimento, ma lucidità nel valutare la situazione. Lui muore con gli occhi aperti, questo lo possiamo dire. Muore perché, come ho cercato di dire, capisce che è arrivato in un punto dal quale può uscire solo attraverso questa alternativa e fa una scelta. Ma quando muore, e voi se andate a pigliare, sono straordinari i testi degli avvisi di Roma quando parlano di Bruno, di questo domenichino che non vuole convertirsi, questo domenichino che bestemmia. Ha bestemmiato tanto fino alla fine che gli inchiodano la lingua. Come veniva fatto? Si diceva la lingua in Giova, veniva inchiodata perché non potesse bestemmiare. Cosa colpisce negli ultimi istanti di Bruno, negli ultimi momenti della vita di Bruno? Colpisce il fatto che fino alla fine bestemmia contro Cristo. E ci dobbiamo chiedere perché. Mentre sta bruciando, gli propongono l'immagine di Cristo, e come dicono appunto Scioppius, per esempio, quelli che assistono al rogo, gira violentemente la testa per non guardare Cristo. Bruno si sentiva un grande riformatore, il fondatore di una nuova religione, di una religione di tipo machiavellico ed ermetica, machiavellica e magica. Una religione anticristiana, intendendo il cristianesimo come il luogo della totale corruzione, di cui erano massimi esponenti Paolo, Agostino e Lutero. Una nuova religio che fosse in grado di unificare il mondo. Secondo lui è arrivato finalmente, dopo il tempo cristiano, all'apertura di una nuova fase, post-cristiano, di cui lui si era illuso di poter essere il capitano. Se noi pensassimo a Bruno solo come un filosofo, lo capiremmo. In questo senso è assolutamente italiano, cioè sta nella tradizione di Machiavelli, di Guicciardini, di grandi intellettuali e pensatori che sono politici. Ci sono delle pagine bellissime di Machiavelli in cui dice: nella vita di Castruccio Castracani è fondamentale conoscere se stessi per capire cosa si deve fare. Questi in generale conoscono se stesso riconoscendosi politici. Bruno non è un filosofo libertino. I libertini dicevano: dentro come vuoi, fuori come devi. Bruno, come Campanella, non pensa questo. Non c'è la distinzione per Bruno e Campanella fra dentro e fuori. Anche Campanella è un grande riformatore religioso. Partecipa addirittura nel 1599 a una congiura. L'idea di, come dire, di poter distinguere l'interno e l'esterno, a meno che non si dissimulasse, era estraneo a questi. Con una differenza, visto che ho citato Campanella. Campanella credeva
che il mondo fosse rovesciato, come credono tutti i maggiori intellettuali del Rinascimento, Alberti, Guicciardini, pensano tutti che il mondo è rovesciato. Guicciardini dice: ma come posso mai credere che ci sia un Dio se il potere è in mano al Duca di Milano, senza nessun merito? E dice, ripiglia la battuta del Salmo, Guicciardini, abyssus multa, per dire non si capisce niente del mondo. Sono, come dire, grandi, come accettano anche la dissimulazione, anzi la teorizzano, ma personaggi come Bruno e come Campanella, che pure dissimulano, Campanella attraverso la dissimulazione che salva la vita, vi ricordate, finge la pazzia, nonostante che sia stata sottoposta alla tortura del cavallo, che era una cosa spaventosa. Ma questi sono grandi riformatori politici. Per loro la filosofia legata alla magia è uno strumento della renovatio mundi. Non sono libertini che fanno il giro del mondo, stanno nella propria stanza. Vi ricordate come dicono i libertini? Ho girato il mondo nella mia stanza. Bruno nasce a Nola, va a Napoli, va a Roma, va a Venezia, va a Tolosa, va a Parigi, va a Londra, va a Oxford, ritorna a Parigi, va in Germania, va in Boemia, va a Wittenberg, ritorna a Francoforte, e anche Campanella va a Parigi. Sono intellettuali che migrano l'Europa. Anche perché in Italia in quel momento c'è la Chiesa Cattolica, che Bruno l'aveva messo a processo fin da quando era un giovane domenicano. Bruno dice: muoio martire e volentieri. E poi dice che la sua anima se ne sarebbe ascesa con quel fumo in paradiso. Martire volentieri. Martire vuol dire testimone della verità. E volentieri, perché dice martire volentieri? E anche qui, badate, una contrapposizione frontale con Cristo. Quando parla di Cristo, nel carcere veneziano, una delle accuse che gli rivolge è di non essere stato capace di morire. Sul Golgata si era rivolto al Padre: oh Padre mio, vi ricordate? Aveva chiesto soccorso al Padre, dimostrandosi incapace della morte. Bruno era per Bruno Cristo è un cattivo mago, un cattivo profeta, un uomo misero. Quando lui dice io muoio martire volentieri, vuol dire muoio martire e non come Cristo. Perciò respinge l'immagine di Cristo quando gliela propongono. È come vedere il diavolo per lui. Se c'è qualcosa contro cui ribolle, è Cristo. Perché ribolle contro Cristo? Perché Dio aveva fatto questo mondo così male. Ribolle contro Mosè, che aveva dato una legge sanguinosa agli ebrei. Ribolle contro Paolo, ribolle, come dire, contro tutta la tradizione cristiana. Quindi, a differenza di Cristo, martire e volentieri. Ma morendo, e su questo ho già richiamato la vostra attenzione prima, ma ci torna. Bruno riesce a dare una grande rappresentazione. Da grande uomo di teatro quale ero, e rovescia in qualche modo il ruolo dei giudici e dei carnefici. La vittima diventa giudice. E i giudici diventano, appunto, semplicemente carnefici. Se voi andate a seguire tutti i testi che parlano della morte di Bruno, lo vedete al centro di questo rogo con questa folla che tumultua intorno, con la lingua in giova, come abbiamo detto,
che fino all'ultimo cerca di essere martire della verità e dimostrare di saper morire. Brucia di fronte a una folla sbigottita, la quale non sa che pensare rispetto a questo personaggio. E allora, se voi andate a prendere appunto l'avviso in cui si parla della morte di Bruno, si dice, lui dice che se ne sarebbe, sto citando, ascesa la sua anima con quel fumo in paradiso. Ma dice il cronista, ma ora egli se ne avvede se diceva la verità. Come dire, sono sbalorditi, sbigottiti e si rivalgono in questo modo, in qualche modo. Ed è badato lo stesso atteggiamento di Caspar Schoppius, il quale in una sua lettera dice ha bestemmiato contro il Papa, contro Cristo. Ora che l'hanno bruciato, ustulatus, andrà negli alti monti che lui si è immaginato a dire come i romani trattano gli uomini blasfemi ed empi. Blasfemi, guardate, così l'aveva anche definita Elisabetta d'Inghilterra, quando si era trovata fra le mani lo spaccio di Bruno, aveva detto questo è un libro empio, blasfemo, ateo. Anche se Bruno non avrebbe mai accettato di essere definito come un ateo. Quello che Bruno respinge è l'idea del Dio creatore, è l'idea del Dio cristiano, e quindi respinge il rapporto nella dinamica cristiana, dal punto di vista dei cristiani, fra il Dio creatore e il mondo che gli è creato, che ha creato. Per Bruno il mondo, gli universi, sono una continua produzione di un principio infinito, che non è il Dio dei cristiani, ma è un principio eterno, è un principio inesauribile. È la vita eterna, la vita inesauribile, la vita materia. Quella vita che produce uomini, che produce bestie, che produce piante. E se è vero che c'è la metempsicosi, non è nemmeno detto che tu rinasci solo uomo e sempre uomo. La prossima volta puoi diventare maiale come il maiale può diventare uomo. Perché esiste appunto la metempsicosi universale. Se voi andate a vedere le poche reazioni, vi dicevo prima che non c'erano state reazioni precedentemente quando era morto, se voi andate a vedere le reazioni che vengono date, che suscita l'esperienza di Bruno, c'era una molto interessante del 1604, di uno che poi diventa arcivescovo di Canterbury, che si chiama Abbott, che rappresenta Bruno a Oxford nel 1583. E lo vediamo come ho cercato di descriverlo, un uomo piccolo, un uomo che si agita, un uomo che finalmente riesce a salire sulla cattedra e fa continuamente così con le mani, come fanno i domenicani abituati ai loro tonaconi, dice si tirava continuamente sulle mani, perché era stato domenicano. Ma anche, come ho detto, a Oxford aveva lasciato, come dire, una scia di rabbia, di risentimento, che diventava anche disprezzo. Questo piccolo uomo lo paragona a un uccello piccolo, miserabile, eccetera, eccetera. Dovunque va, lascia questo tipo di traccia. Dovunque va, resta solo, anche se non isolato. Il che non vuol dire che non avesse degli allievi. Aveva un piccolo gruppo di allievi che si coltivava, ma appunto non riesce mai a diventare capitano di popoli come avrebbe pensato di essere. Però, se voi poi andate a vedere la fortuna di Bruno, vedete che tutti i grandi intellettuali europei leggono Bruno per criticarlo, come fa Mersenne, per esempio. Per averne paura, come fa Cartesio, il quale sceglie la linea opposta a Bruno. Vi ricordate l'Arvatus Prodeo, viaggio mascherato? Galileo, Keplero gli dice, ma perché non lo citi mai?
lo usi continuamente. Se voi andate a vedere il modo in cui Galileo legge la Bibbia nella lettera a Cristina di Norena, è assolutamente ripreso dal quarto dialogo della scena. Caprero lo sa e gli dice: ma perché non lo citi? Perché sono terrorizzati, interroriti, preoccupati. Quindi lascia questa scia di paura, di terrore, di una figura incomprensibile, misteriosa, indecifrabile, capace di gesti incomprensibili. Appunto, morire, perché? Aveva detto Keplero, se non credeva in Dio. Tuttavia, se voi andate a vedere la fortuna di Bruno che è stata fatta nel 600, nel 700, lo leggono tutti. Lo legge Toland, lo legge Leibniz. È stata fatta appunto una storia della fortuna di Bruno, tra cui questo resta evidente. Cioè, però che operazione viene fatta su Bruno? E con questo mi avvio a chiudere. L'operazione che viene fatta su Bruno è, come dire, ripulirlo, togliergli tutte le cose che sembravano non andassero dopo la rivoluzione scientifica. Quindi viene ripulito della magia, viene ripulito dell'ermetismo, viene ripulito dell'ullismo, cioè tutti quelli che sono elementi fondamentali della sua posizione filosofica vengono cancellati. Cioè la filosofia moderna post-rivoluzione scientifica diventa la chiave di interpretazione di Bruno, di selezione di Bruno secondo il criterio moderno, come viene fatto con Machiavelli. Tutti quanti voi sapete, no? La citavo prima, la definizione di Croce è il teorico dell'autonomia della politica in quanto tale. Quando mai? Questo è del tutto interno alla filosofia di Bruno, ma di Croce, ma non c'entra nulla con Machiavelli. Quindi tutte queste posizioni vengono più radicalmente estranee a quello che poi è il canone moderno, vengono cancellate. Qual è allora il nostro problema oggi quando lavoriamo su Bruno? È di ricostituire quello che è stato cancellato. Qual è il compito degli storici? Quello di riaprire le tombe e dar vita a quelli che sono stati sepolti. Questo è il compito degli storici. E il compito degli storici è riaprire le ferite, non chiudere le ferite. Ci sono alcuni quali all'interno dei processi storici cercano di far tornare tutto in qualche modo, per cui tutto si spiega, tutto ha un senso. Ma questo è così. Se noi, seguendo Bruno ad esempio, ci mettiamo alle spalle di Bruno, invece il nostro sforzo deve essere quello di metterci accanto a Bruno o a Machiavelli o a Guicciardini e di vedere la pluralità delle opzioni che aveva davanti, quando deve scegliere, non quando ha scelto. Cioè il problema degli storici è quello degli storici della filosofia è quello di riaffermare nel processo storico il principio della libertà. E il principio della libertà lo affermiamo se mettiamo ciascuno di quelli che studiamo di fronte alle alternative aperte, lasciandole aperte. Noi dobbiamo studiare Bruno non pensando appunto che è stato messo al rogo, ma come dire, seguirlo, capirlo fino a quando arriva al rogo. Dobbiamo riaprire le ferite. Dico questo perché Bruno non è certamente un pensatore senza contraddizioni, anche relativamente ai mondi. In alcuni luoghi dice che sono eterni, riprendendo Platone, in altri dice che invece non lo sono. Cioè ci sono contraddizioni, ci sono cicatrici. Il nostro compito, come ho detto, è riaprirle le cicatrici, soprattutto con gli allievi più giovani, mostrargli appunto che la storia, come dire, è piena di cicatrici che vanno riaperte per dare senso al lavoro dello storico, no? Diceva Oden: la storiografia è una grande battaglia. Ecco, dobbiamo fare anche nel caso di Bruno una grande battaglia, ma dobbiamo, come ho cercato di dire, riaprire la tomba
ristudiando la mnemotecnica, il lullismo, la magia, l'astrologia, e questo lo dobbiamo fare con tutti i grandi autori del Rinascimento. Lo dobbiamo fare con Guicciardini, lo dobbiamo fare con Pomponazzi. Dobbiamo, per così dire, restituirle al loro tempo. Come diceva uno studioso che io ho amato molto e di cui sono stato per un periodo anche assistente, il passato è un altro presente. È sbagliato pensare che, come dire, il passato è tutto in funzione a noi e che noi siamo la chiave per capire il passato. Il passato è un altro presente e noi lo dobbiamo considerare come un altro presente. Se in quel presente c'è l'astrologia, la magia, l'alchimia, la dobbiamo considerare come dato centrale. Come anche questo dobbiamo considerarlo perfino quando si tratta di Guicciardini oppure di Machiavelli. Quindi il nostro compito è, come dire, restaurare questi pensatori oltre la storiografia che è stata costruita su di loro. Non possiamo leggere Bruno oggi attraverso Gentile, non lo possiamo leggere attraverso Pampanato, non possiamo leggere Croce Bruno e Machiavelli attraverso Croce, Guicciardini attraverso De Sanctis. Li dobbiamo staccare, questi autori, dalle genealogie dei moderni, dalle genealogie che i moderni hanno costruito. Chi è Bruno? Come ho detto, un piccolo Spinoza. Chi è Campanella? Uno che anticipa Leibniz. Queste sono tutte cose inconsistenti. Questo vuol dire che non ci siano nessi fra Rinascimento e mondo moderno. Certo che ci sono. Il problema è di non trasformare il mondo moderno in quell'atto di cui il Rinascimento sarebbe la potenza, perché non è così. Non è così, anche se studiate Campanella, ne dovete rivendicare l'elemento profetico, l'elemento apocalittico. Sono pensatori apocalittici. Bruno è un pensatore apocalittico. La teorizza l'apocalipsis. Campanella è un pensatore profetico, apocalittico, un riformatore. Ma pensate anche a Machiavelli o a Guicciardini, con una differenza. Che Campanella, come Bruno, credono nell'ermetismo, nella magia, che gli viene da Ficino, da Pico. Mentre invece Machiavelli, rispetto a questi, li ritiene dei matti. E Guicciardini li sbeffeggia addirittura. Quindi quando riapriamo questa tomba, dobbiamo capire che ci troviamo di fronte, all'interno di uno stesso tempo, a posizioni differenti. Ma nel lavoro storico, badate, non si lavora sull'uguale, si deve lavorare sul differente. La potenza della storia, il senso della storia, anche per i nostri allievi, è fargli capire il differente all'interno di un processo. Naturalmente è fondamentale anche vedere i punti di convergenza, ma dobbiamo lavorare sui punti di differenza e quindi cogliere Machiavelli e Bruno all'interno di uno stesso tempo, ma al tempo stesso con differenze radicali che ne fanno qualcosa di diverso da noi. Dobbiamo appunto tenere sempre, come dire, e come ho cercato di dire, che il passato è un altro presente. Grazie, vi ringrazio. Non so come funziona, che ora fate domande? No, non lo so davvero, pur essendo l'organizzatore di questo ciclo, non lo so. Prego, l'ascolto. Innanzitutto vorrei sapere cosa ne pensa lei del film Montalto. Del? Ah, sì, sì. Montalto. Sì, sì, ho capito. Montalto. Certo. L'interpretazione di Gian Maria Volonté. Ce l'ho presente. A mio avviso ci siamo più o meno a grandi linee, corrisponde la sua interpretazione e quella di Montalto. Quindi stavo chiedendo l'opinione del professore sul film di Montaldo dedicato a Giordano Bruno e interpretato da Gian Maria Volonté, perché secondo il mio modesto parere ci sono delle sostanziali convergenze. Però la domanda principale è un'altra.
Non sapevo, cioè, di aver diretto un film, ma mi fa e cioè, come mai lei prende le distanze da Gentile quando poi ne ha ricalcato le orme su un punto cruciale, e cioè quando lei dice che Bruno non è uno scienziato come Galilei, è un filosofo e quindi deve testimoniare con la vita, col martirio, con il sacrificio della vita, il fatto che lui ci crede veramente in quello che dice e che pensa, e crede nella forza catartica proprio di ciò che dice. Una smentita, una biura avrebbe condannato Bruno al disprezzo di tutti quelli che magari in un primo momento avevano creduto in lui. Questa interpretazione, questa posizione che lei ha esposto, forse non so se l'ho recepita nella maniera giusta, ricalca la posizione di Croce, di Gentile, mi perdoni, di Gentile. Io ho letto il libro di Gentile su Giordano Bruno e sostiene proprio questa tesi, che sono due personalità diverse perché sono due persone che si occupano di cose diverse. Sarebbe l'uno Galileo Galilei la scienza, l'altro la filosofia. Ecco, a questo proposito concludo con una piccola nota polemica: ma sta benedetta targa a Giovanni Gentile ce la volete mettere alla Normale, sì o no? Dunque, se le può essere utile, io per la casa editrice, per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, cioè per la Treccani, ho diretto quest'anno un'opera di 1000 pagine dedicata a Croce e a Gentile. Quindi voglio dire, massimo rispetto. Poi perché Gentile è stato il riformatore di questa scuola. E io credo che sia giusto quello che dice lei, cioè che sarebbe tempo che la Scuola Normale onorasse in maniera diversa Giovanni Gentile. Però io francamente dissento su alcuni punti di quello che lei ha detto. Cerco di spiegarmi. Gentile intanto, quando parla di Bruno, fa un'operazione di questo tipo, dice è un uomo contemplativo e per questo lo distanzia da Campanella. Perché Gentile fa questo tipo di affermazione? Perché Gentile, le opere magiche nelle quali Bruno sviluppa più pienamente questa sua vocazione riformatrice, le considera prive di valore. La valorizzazione delle opere magiche avviene dopo i saggi di Gentile, che come lei sa risalgono agli anni 10-20 del Novecento, poi ci torna variamente, ma diciamo i più importanti, sono costruiti su un'immagine di Bruno contemplativo contrapposto da questo punto di vista a Campanella, che è invece il vero filosofo politico, secondo Gentile. Questo a mio giudizio non è esatto, anche se io vengo dopo Antonio Corsano, il quale nel 1940 pubblicò un libro intitolato a Giordano Bruno e lo svolgimento storico del suo pensiero, in cui, come dire, valorizzò al massimo la magia. Poi, per quanto mi riguarda personalmente, io sono allievo di Eugenio Garin, il quale ha assunto la magia come uno degli elementi fondamentali della cultura rinascimentale. Ma c'è un altro punto di totale dissenso, da distanza da Gentile. Io sono persuaso che in Bruno ci sia una riflessione organica e profonda sulla religione. Cerco di spiegarmi meglio. Io credo che Bruno sulla religione ha due posizioni. Una posizione che è quella della scena delle ceneri, che si può schizzare in questo modo. La religione è per il popolo rozzo e ignorante, i contemplativi sono in grado di autoguidarsi e quindi non hanno bisogno della religione. Questo è quello che Bruno dice nel quarto dialogo della scena, e che viene ripreso da una lunga tradizione via discorrendo e riproposto da Bruno in quel luogo. Lo spaccio della bestia trionfante è lavorato su un'altra idea di religione. Quello si può in qualche modo pensare come un testo di religione, si potrebbe dire così. Perché Bruno fa questo? Perché Bruno legge a Londra attentamente Machiavelli.
e lo riprende nello spaccio. Cosa riprende di Machiavelli? Riprende i capitoli 11 e 12 del primo libro dei discorsi. Cosa dice Machiavelli in quel testo? Dice che una civiltà senza religio non è possibile. Se noi lo dovessimo tradurre in linguaggio moderno, diremmo una civiltà senza ideologia non è possibile. Machiavelli dice senza religio. E dice che a Roma quello che veramente contava era il giuramento più della legge, che pure è fondamentale, perché quando contrappone la Firenze 4-500esca a Roma, che è l'ipotesto in qualche modo Roma delle storie fiorentine, quando fa questa operazione valorizza la legge. Tuttavia il giuramento a Roma è più importante della legge perché, come dire, attiene a quello strato originario di vincolo fra i popoli che può essere dato solo dalla religio. Religio nel senso proprio di religare, vincolare. Una società che non ha un fondamento religioso, per Machiavelli, non funziona. È più grande Romolo o Numa? Numa. Perché Numa faceva finta di parlare con la Ninfegeria, ma è lui che ha dato poi le leggi ai Romani. E soprattutto la religio entra, come dire, penetra in quegli elementi profondi della psiche umana in cui non sarebbe capace di entrare la legge. Cioè qualcosa che sprofonda più profondamente nelle strutture originarie delle personalità. Machiavelli, e questo è interessante, proprio tenendo conto quello che dicevo della scena, non distingue in quel luogo fra i colti e i rozzi. Machiavelli non è un libertino, come Bruno non è un libertino. Cioè i libertini sono quelli quali dicono appunto che la religione è un dato puramente strumentale, un instrumentum regni. In Machiavelli è qualcosa di infinitamente più profondo, è quello che tiene insieme come un vincolo la città. Roma è stata potente perché ha avuto una grande religio. Tu puoi discutere e dire che la religione cristiana non funziona, Machiavelli ama Lucrezio, ma non toglie il fatto che la religione, se è una religione pagana, seria, eroica, feroce, è una buona cosa e serve alla città. Bruno a Londra legge Machiavelli e dimostra appunto che sviluppa un ragionamento secondo il quale la riforma della religione, cioè la fuoriuscita dal cristianesimo, è fondamentale se vuoi riformare i costumi e lo stesso sapere. O costituisce un altro modello di religione, machiavellica, ermetica, cose che Gentile si sognava questo, non l'aveva assolutamente presente questi materiali. Se o fai questa operazione, oppure non c'è sviluppo della civiltà. E Bruno riprende da Machiavelli nello spaccio tutto il tema della grandezza dei Romani, contrapponendosi, badate, direttamente a Lutero, il quale aveva, come dire, smontato il mito dei Romani. Invece Bruno dice, in modo esplicito, la grandezza dei Romani, debellare i superbi, risparmiare coloro che si arrendono, cioè, e devi soprattutto avere una religio civile, una religio che serve alla città. Bruno sviluppa questo ripigliando un motivo, anche questo totalmente estraneo a Gentile, che è quello della magia che vi dicevo prima. Una religio che è machiavellica ed è ermetica. Ermete vuol dire in quel caso lì magica, anche se ermetismo e magia non sono la stessa cosa. Quindi diciamo Bruno, a mio giudizio, ha un modo di confrontarsi con la dimensione della politica, della riforma, che è profondamente diverso da quello che in grandi saggi gli assegna Gentile. Però volevo tornare anche all'altro punto, forse lì non mi sono spiegato bene, credevo di averlo fatto. Ho insistito sulla differenza fra Rinascimento e Riforma.
Il Rinascimento è una cultura che valorizza la dimensione biografica fino al punto di valorizzare il corpo. Se voi andate a prendere, per esempio, un grande uomo del Rinascimento come Girolamo Cardano, scrivo nel suo De Vita Propria Liber, parla addirittura delle sue malattie, della sua salute. Perché per i pensatori rinascimentali l'accidente è fondamentale come la sostanza. La medulla, come la chiama Guicciardini, è fondamentale allo stesso modo in cui è fondamentale l'accidente. Questi scrivono, se voi andate a prendere la vita di Castruccio Castracani, che citavo prima, quando Machiavelli deve descrivere Castruccio, non si limita a dire semplicemente è stato un grande personaggio, un grande guerriero, parla dei capelli di Castruccio. Dice, aveva dei capelli rossi che gli cadevano sulle orecchie. Lo descrive, come dire, dal punto di vista della fisionomia. Non è accidentale in questa cultura, fa quello che fa Cardano quando dice, parla di come cammina, che camminava zoppicante, delle malattie che ha avuto, la podagra. C'è un altro rapporto con la dimensione dell'individuo e dell'individualità. Cioè l'elemento dell'accidentalità, dell'empiricità è fondamentale da questo punto di vista. Gentile è totalmente estraneo a tutto questo. Perché? Perché Gentile viene da Hegel, viene in modo creativo, in modo autonomo e via discorrendo, ma viene di lì. E cosa dice Hegel nelle lezioni di storia della filosofia? Che un filosofo è tanto più filosofo quanto più si departicolarizza, quanto più si scarnifica, quanto più diventa in modo pieno e limpido agente dello spirito universale, cancellando ogni particolarità. Più sei grande filosofo, meno sei particolarizzato. Più sei grande filosofo, meno è necessario sapere dove sei nato, con chi hai studiato, cosa hai fatto, come eri fatto, quali capelli avevi. Conta quello che tu hai fatto dal punto di vista del pensiero speculativo. Conta questo. E più lo fai, quanto più ti liberi della particolarità. Bruno non è così. E quindi, mi dispiace di non essere stato chiaro, il rapporto in Bruno di biografia e filosofia è tutt'altro che quello di Gentile. Gentile dice, ma prima di Gentile lo dice Fiorentino, lo dice Spaventa, quando muore fa un gesto filosofico, va incontro alla morte perché sta affermando la sua filosofia. È più complicato perché Bruno ha un senso invece profondo del suo corpo, un senso profondo della sua empiricità, ha un senso profondo della sua, come dire, unicità dal punto di vista degli individui. E gli interessa l'individuo singolo, gli interessa l'individuo empirico. Gli idealisti, fino alla statua di Ferrari in Campo dei Fiori, ve l'ho ricordato, tutto incappucciato, che prefigura un secolo che deve venire, e quindi martire e volentieri in questo senso. Ma come ho cercato di dire in tanti modi, invece Bruno non voleva morire. Ma non voleva morire non solamente per un tratto egoistico, perché riteneva di essere unico in quanto Bruno nella vicenda del mondo. Bruno crede nella vicissitudine, crede che si ritorna nella ruota del tempo. Anche Achille tornerà nella ruota del tempo, ma non sarà mai più Achille. Cioè lui sa che in quella forma, pur essendo nella metasomatosi, non tornerà più. Questo dà un tratto tragico alla morte di Bruno. Non è che va lì trionfalmente e dice bene, bene, sono un grande filosofo, mi faccio bruciare in nome della mia filosofia. Non vorrebbe proprio morire, perché è consapevole dell'unicità di sé, del suo destino e via discorrendo. Se noi leggiamo Bruno con Hegel, come fa Gentile, a mio giudizio non lo capiamo, e trasformiamo la morte di Bruno in una marcia trionfale mentre è una marcia funebre, come ho cercato di dire, per questi elementi che, come dire, che precipitano in questa vicenda. Questo riconferma che noi dobbiamo distinguere il Rinascimento del mondo moderno, come si dice, a Cartesio, il corpo come lo pensa nel Rinascimento, non gliene importa nulla.
quando deve parlare degli autori rinascimentali ci va dietro. Ma invece gli autori rinascimentali sono questi, sono Machiavelli, che se parla di Castruccio dice aveva i capelli rossi e li aveva pettinati sulle orecchie. Non l'avrebbe mai fatto un autore post rinascimentale in quella forma. Lo fanno poi nel Novecento, ma nel Novecento ritorna Bruno con Joyce, con Gabb e via discorrendo. Quindi direi che per quanto riguarda l'interpretazione di Gentile, che io considero un classico fondamentale, ci sono tutti i limiti che ho cercato di dire, almeno dal mio punto di vista, che sono appunto acquisiti dalla letteratura bruniana del Novecento. Il libro di Francis Yates su Giordano Bruno e la tradizione ermetica, il libro di Corsano, Giordano Bruno e lo svolgimento del suo pensiero. Gentile è un grande maestro e come tale lo dobbiamo trattare, ma se noi stessimo ancora all'interpretazione di Gentile non credo che avremmo fatto grandi passi in avanti. Per quanto riguarda Montalto, io nella mente ho alcune immagini, ma non sono in grado di rispondere in modo preciso all'osservazione che faceva il nostro amico. Ricordo solo delle scene un po' virulente in cui appunto Volonté appariva come dominato da forti passioni, però direi delle sciocchezze, mi dispiace dirle, quindi su Montalto lascerei perdere. Mentre invece su Gentile Hegel, su Gentile e la questione poi della morte di Bruno, credo che si possa argomentare in quel modo lì. Faccio solo una postilla, poi le do la parola. Quando diciamo i progenitori di Gentile, cioè Francesco Fiorentino, venne fuori, tirando fuori il processo, cominciò a venire fuori notizie per cui il processo Veneto, quando viene fuori dal processo Veneto che Bruno si era pentito, per questi grandi studiosi come Fiorentino, che erano grandi idealisti anche, fu un momento di scoramento totale, perché loro avevano l'immagine in testa di questo Bruno, eroe, martire, eccetera, eccetera, questa immagine mitologica che non c'era nelle cose, perché lui lì aveva detto io mi pento, purché non ci sia la dimostrazione pubblica, si era messo in ginocchio. Gli individui sono più complessi di quello che pensiamo, e in quel caso lì, come dire, c'era una dura battaglia che faceva in tutti i modi. Prego, mi dica. Anticristiano, che è il Bruno maturo, il Bruno anticristiano, il giovanissimo Bruno in ogni caso, è invece, mi risulta, profondamente cristiano, fin dai tempi quando studia nel convento dei Domenicani a Napoli, già subito anticlericale, nega il culto della Madonna, dei Santi, però è cristiano, è profondamente cristiano. Nel processo veneziano è già fortemente anticristiano. Quando avviene... Molto prima. Ecco, quando avviene questo passaggio? Dunque, lei giustamente dice che lui è cristiano, va postillato dicendo che non è genericamente cristiano, è supposizione ariane, da un lato, e dall'altro lato è erasmiano. Il ragionamento che lei fa appunto relativamente al culto della Madonna, eccetera, eccetera, sono legati a una fede di carattere erasmiano fondato sul cristocentrismo. Deve essere appunto Cristo il centro dell'esperienza cristiana, si tolga tutta questa robaccia eccetera eccetera che ci fa perdere solo tempo, concentriamoci su Cristo che è il centro. Questo è Erasmo. Erasmo è fondamentale per Bruno, cioè si può dire che è proprio uno dei grandi maestri di Bruno. Ma è già nel convento napoletano che quando subisce, cioè meglio, il primo processo nel convento napoletano, è proprio perché legge Erasmo. Perché Erasmo a quel punto lì già era stato messo all'indice. Quindi diciamo è una forma, quello del giovane Bruno, di cristianesimo molto, molto singolare. Poi ci sono appunto tutta un'altra, altre vicende diciamo in Bruno, ma direi il punto nel quale la polemica anticristiana esplode nel modo più duro, più aspro, ma era già stata accumulata anche a Parigi. Se lei prende il Candelaio, che viene pubblicato appunto a Parigi,
c'è uno sbeffeggiamento del cattolicesimo meridionale napoletano, cioè fondato sulla superstizione, eccetera, eccetera, già durissimo da quel punto di vista, quindi già nel candelaio. Ma i luoghi nel quale questo appare in modo fondamentale sono lo spaccio e la Cabala. Nella Cabala, appunto, nello spaccio Cristo viene presentato come Chirone, cioè come una bestia che non è né uomo né uomo né bestia, e viene presentato come Orione, quello lì che fa la pipì dal cielo. Perché lo presenta come Chirone? Lo presenta come Chirone per un ragionamento tutto filosofico. Cioè, per Bruno, fra finito e infinito non c'è relazione, non può esserci relazione. Sono totalmente spropositati, c'è una spropositazione radicale. E quindi immaginare che uno possa essere contemporaneamente finito e infinito non è possibile. Può esserci, come dire, un'assistenza, ma non una inesistenza. Non è possibile che l'infinito sia dentro, può assistere, ma non può essere dentro. Altrimenti viene fuori il mito, l'immagine del Chirone, già lì con un grande sbeffeggiamento di Cristo e via discorrendo. Ma il luogo poi centrale di tutto questo è la Cabala del cavallo, perché lì è proprio l'elogio della sinità cristiana, la sinità paolina, tutti questi motivi, o santa sinità, santa ignoranza, in cui appunto l'elemento dell'ignoranza e della sinità diventa una proprietà positiva, in cui l'attacco a Paolo è virulento, in cui appunto c'è tutta questa posizione radicalmente anticristiana, già nella Cabala. È talmente anticristiano che nel 1591, quando sta pensando di tornare in Italia, dice: ho scritto la Cabala del cavallo per opus suppressum est. Quell'opera è soppressa, perché lui stesso si rende conto che quell'opera lì lo porta direttamente sul rogo, non perché sceglie lui, perché lo porta sul rogo. E uno degli elementi sui quali io ho insistito quando mi è capitato di poterlo fare per cercare di capire questo mistero, questa complessa vicenda del processo di Bruno, è questo. A un certo momento nella sentenza c'è un riferimento allo spaccio della bestia trionfante. Cioè dice nella sentenza: nel Sant'Uffizio di Vercelli si è avuto notizia di un tuo libro chiamato Spaccio della bestia trionfante. Ora, a Roma, spaccio la bestia trionfante la intendono come il Papa, che non c'entra niente invece nel caso di Bruno. Non aveva nessuna simpatia per il Papa, ma non è lì il Papa. Lì la bestia trionfante sono i vizi di cui bisogna liberare il cielo portando su delle altre costellazioni. Perché lui capisce che se lo spaccio va a finire in mano agli inquisitori, i quali avevano solo il della causa, il de infinito e poco più, lui può continuare a giocare la partita. Mentre se è lo spaccio oppure la Cabala, non gli è più possibile, perché altro che impietà. Intanto questi si trovano davanti una curiosa eresia, perché questo è uno che si muove su linee erasmiane, già si è mosso su linee erasmiane già messa all'indice, che vuole distinguere fra filosofia e teologia in un modo che non persuade. Lui stesso riconosce di aver sbagliato, ma poi ci sono le altre eresie. Il mondo infinito è l'eresia, l'idea della trasmigrazione delle anime è l'eresia. Su questo Bellarmino lo stringe, dice: ma tu, quando dici, Aristotele, che l'anima è come il nocchiero nella nave, cosa vuoi dire? Cioè, lui si batte, come dire, per l'intreccio organico fra anima e corpo, non come il nocchiere che è sopra e dentro la nave, perché essendo dentro e pronto la nave può, come l'anima, passare da un corpo a un altro corpo. Quindi, voglio dire, su questo c'è una polemica molto dura, e riescono a metterli in difficoltà su questo punto qui. Ma badate, per dirvene una, lui pensa all'esistenza di altri mondi, ma pensa che questi altri mondi siano abitati, e pensa che questi abitanti di questi altri mondi siano migliori dei terrestri,
perché i terrestri muoiono per il peccato, mentre gli abitanti degli altri mondi non generano, non mangiano e non bevono, sono eterni, perché è un mondo migliore di questo. Lui trasforma la terra, che era il centro dell'universo, in una periferia non particolarmente piacevole dell'universo infinito. Ora, tutto questo messo di fronte appunto a un grande teologo, un grande cardinale come Bellarmino, diventa complicato. Ed è Bellarmino, infatti, che lo mette in difficoltà. Cioè, quando Innocenzo VIII dice già confessate a sufficienza, perché Bellarmino non gli aveva dato tregua, nel senso che l'aveva continuamente tampinato e dire su questo che penso, sull'anima che penso, e lui lì effettivamente aveva traballato, perché era un uomo di straordinaria Bellarmino anche di straordinaria acutezza. Ecco, quindi il carattere più radicalmente anticristiano, perché non sono molti quelli che nel Cinquecento dicono che appunto che Cristo è Chirone, che Cristo è un cattivo mago, che Cristo non ha saputo morire, che Cristo è, come dire, era un personaggio da qualunque punto di vista negativo, no? Mentre lui si immagina come il nuovo riformatore, il nuovo fondatore di una religione che si contrappone direttamente a quella cristiana. Lui rovescia lo schema di Agostino. Agostino aveva detto: dalla crisi ermetica siamo arrivati alla luce del cristianesimo. E lui dice il contrario: dalla corruzione cristiana siamo arrivati alla luce ermetica. E qui si distanzia nella Cabala da Erasmo. Perché Erasmo che diceva? Diceva: dobbiamo tornare al cristianesimo originario, perché è quello che è il vero cristianesimo. E Bruno dice: per carità, lì c'è il massimo della corruzione. Non è che se tu torni alle origini, torni un cristianesimo purificato. Il cristianesimo è negativo in sé. E badate che per lui, mi è capitato tante volte di dirlo, è più negativo la riforma che non il cattolicesimo. Perché il cattolicesimo mantiene il merito dell'opera, mentre invece, al contrario, questi altri qui, insomma, Lutero e Calvino, tolgono qualsiasi... E usa, per ripetere un lemma di Campanella, che su questo punto gli è vicino, diventa tutto uno spasso, che è un lemma anche napoletano in questa forma, un gioco. Cioè gli dèi giocano con gli dèi, con gli uomini, e anche il Dio di Lutero gioca con gli uomini, perché qualunque cosa tu hai fatto è indifferente rispetto a quello che ti viene riconosciuto. Non c'è nessun rapporto fra merito, virtù e riconoscimento. Allora Campanelli dice: ma questo è uno spasso degli dèi. Bruno avrebbe condiviso, ma io mi sono divertito in un ultimo libro che ho scritto proprio in questi giorni. Tutta la cultura umanistica ha l'idea che gli dèi giochino con gli uomini. Sicuramente ce l'ha Bruno. Campanella teorizza proprio nelle poesie, teorizza proprio che è un mondo mascherato, che è un grande spettacolo in cui Dio si diverte con gli uomini. È un lemma un problema che si ritrova pari pari nel defato di Campanella, di Pomponazzi. Noi anche lì dobbiamo avere un'altra idea del Rinascimento, è quella di Pico, e quindi dell'uomo grande miracolo della natura, che c'è, ma c'è anche quest'altra, cioè quella di Machiavelli: l'uomo è un piccolo uccello di rapina, nemmeno un grande uccello di rapina. Pomponazzi: l'uomo non ha nessuna libertà all'interno della vicissitudine. Campanella: noi siamo come, abbiamo la stessa relazione col corpo del mondo che i pidocchi hanno con noi. Cioè c'è nel Rinascimento, anche questo, la tradizione diciamo classica, quella di, per capirsi, di Burckhardt, che arriva fino a Gentile, l'hanno cancellato, cioè questo elemento tragico della riflessione sull'uomo da parte degli umanisti. Pigliate Alberti, pigliate il Momus, no? Cioè è un testo meraviglioso in cui appunto l'unico che si può salvare appunto è Momo, ma proprio perché è diverso viene messo appunto come Prometeo attaccato allo scoglio solo con la testa da fuori.
ed è tutto un mondo rovesciato. Ecco, l'altro grande tema di questa cultura, che è di Guicciardini, ma che è di Campanella nella forma più limpida, di Bruno, è quello del rovesciamento. Il mondo è un mondo rovesciato. Non è vero che sono premiati virtuosi e condannati cattivi, vedete il contrario. Cosa fanno Lutero e Calvino? Lo fanno diventare addirittura una posizione teologica, dicendo che tu non ti puoi rivolgere a Dio. Vi ricordate come dice nel Servo Arbitrio? Ma forse che Dio è un calzolaio dal quale tu vai e gli chiedi se ha fatto bene le scarpe? Dio procede come vuole e sceglie quelle che vuole scegliere come vuoi. Cioè non è che i sommersi e i salvati, per ripetere la coppia di Primo Levi, vengono scelti secondo il tuo criterio razionale di uomo. Allora Bruno nello spaccio dice: Orione ha rovesciato il mondo, dice che il male è bene, che la giustizia non esiste, cioè c'è un rovesciamento radicale. Ecco, questo tema del rovesciamento, che gli viene da Erasmo, per ritornare al nostro amico, è fondamentale in Bruno, l'idea che il mondo è rovesciato, che quindi il mondo è un grande teatro. Ecco, questi sono tutti temi che appartengono a questa cultura, anche se la tradizione gloriosa dei nostri maestri non l'hanno visto, perché avevano altre domande da fare. Voi sapete meglio di me che quando si legge un testo si può leggere 10 volte, ma se non avete un problema con cui lo interrogate, resta lì, resta morto, lo imparate a memoria, ma non è che capite il testo, no? E anzi, per capirlo bene lo dovete anche fraintenderlo. Voglio dire, Hegel lo fraintende Kant, no? Non è che capisce Kant davvero quello che dice, ma non è questo il punto. Tu devi leggere un libro avendo un problema, scrivendo un libro. Loro avevano altri problemi che portavano appunto questa grande tradizione, gentile a fare il ragionamento che ha evocato il nostro amico su Bruno. E Croce lo portava a dire che Machiavelli era il fondatore dell'autonomia della politica. Se voi andate a leggere Machiavelli, ecco, lì cosa è fatto nel caso di Machiavelli? Viene confuso Machiavelli e il machiavellismo. Ma guardate che il machiavellismo non c'entra nulla con Machiavelli. È lo scerpamento di una serie di modi di dire, proprio di affermazioni, di asserzioni, fuori dal contesto, è fatto diventare il principio della buona politica. E non, Machiavelli non è questo. Machiavelli è uno il quale ha il problema della crisi italiana, ha il problema della crisi della civiltà italiana, perché è caduto, perché il privato si è così imposto sul pubblico e via discorrendo, perché Firenze non è Roma, no? Che è la sua angoscia. Ecco. Dobbiamo imparare il Rinascimento a guardarlo in quest'altro modo, sapendo che c'è anche Ficino, che c'è Pico, ma che c'è Alberti, ma che c'è Pomponazzi, ma che c'è Machiavelli, ma che c'è Guicciardini, ma che c'è Valla. Pigliate Valla, quando si pone il problema: ma l'uomo è libero o non è libero? Ma la prescienza divina toglie la libertà all'uomo? Ma, non si, ma perché, dice Valla, il fatto che io preveda che sorge il sole significa che io faccio causare il sole? E Valla dice: ma non è un problema della prescienza, il problema è della volontà di Dio. Non è che lui, col suo preconoscere di condizione, è vero, il sole non sorge perché io lo penso ora, ma lì è il problema della volontà di Dio. E la volontà di Dio è indecifrabile, non ci si arriva. Tutte le battute finali del libero arbitrio di Valla sono bellissime proprio per questo, e sono molto più vicine a Lutero, il quale infatti nel Servo Arbitrio lo cita, che non a Erasmo, che cerca faticosamente di guadagnare uno spazio di autonomia al libero arbitrio. Ecco, non vi voglio essere, prego signora. Forse se accendiamo la luce, posso che sia possibile. Dica. Di Giordano Bruno nei confronti del creazionismo, quindi il rifiuto del creazionismo. Mi sta chiedendo l'incidenza della posizione di Bruno. Sì. Diciamo, torniamo a qual è la posizione di Bruno. Cioè, come ho detto, lui è radicalmente anticristiano sul punto dell'anticreazionismo, cioè voglio dire, lui è un anticreazionista. Non esiste un Dio che crea un mondo e poi, come dire, si,
e questo mondo è altro da questo Dio, in un rapporto appunto fra prodotto, fra causa ed effetto. Non è così per lui. Non, esiste invece un'energia originaria la quale produce infiniti mondi. Lì c'è una bellissima battuta di Alberti, precisamente sugli infiniti mondi. Dice, ma immaginiamo pure che ci siano infiniti mondi. Quando ne fa un altro questo Dio, e gli altri dove li butta? Nella spazzatura, dice appunto Alberti. Però è una posizione completamente anticreazionista. C'è questa potenza infinita di generare mondi che è una produzione, c'è qualcosa che si produce, scende, no? che dall'alto, ma del creazionismo non c'è assolutamente nulla in Bruno. Cioè, l'idea della materia vita che ha Bruno è strutturalmente fuori di una posizione di carattere creazionista. Se le ho risposto. Vorrei porre una questione. Ma lei nell'introdurre la conferenza ha posto una domanda, no? Perché Bruno a un certo punto nel 99, negli ultimi mesi del 99, fa precipitare la situazione quando non era precipitata fin lì, e la sua conferenza ha illustrato il senso. Io provo a riassumerla così, ma mi dica lei se è corretto riassumerla e sintetizzarla in questo modo. Bruno, in fondo, se uno dovesse dire perché Bruno va a rojo alla fine, lo fa per decisione politica. Prende una decisione politica, lui si sente appunto capitano di popoli e capisce che poteva salvare l'uomo, ma non il capitano di popoli, se avesse appiurato, decide di andare fino in fondo. Quindi decisione politica. E allora, se questa interpretazione può essere corretta, uno dice, ma dove stanno gli scritti politici di Giordano Bruno? Non ci sono in modo esplicito, mi sembra, scritti politici, come possiamo leggere Il Principe o i discorsi di Machiavelli. Però, appunto, io seguo anche le risposte che ha già dato. Sì, certo, appunto, io dico questo, gli stessi dialoghi morali, noi chiamiamo dopo Gentile chiamiamo dialoghi morali, non il titolo gentiliano, ma forse allora i dialoghi morali, forse sarebbe più corretto intenderli come dialoghi politici, mi pare che lei già nella risposta che ha dato prima si è mosso in questa direzione, ma chiedo di più se è consentito sviluppare questa linea di lettura. Gli stessi scritti di magia, noi siamo stati abituati a leggerli come scritti di filosofia della natura, nella magia Bruno ci parla della filosofia di natura. Ecco, si può dire che anche gli scritti di magia, gli scritti magici, in realtà sono scritti politici. Ecco, è corretta questa linea di lettura? Perché io ho ricavato questa suggestione dalla conferenza che ha fatto, cioè di un Bruno pensatore politico. Noi siamo portati a guardare Bruno in avanti verso Galileo, la genere delle generi verso in direzione del dialogo sui massimi sistemi. Lei oggi ci ha fatto vedere un Bruno che guarda piuttosto verso Machiavelli, no? Lo spaccio legato ai discorsi su Tito Livio di Machiavelli. Ecco, questa linea, se è così, è una linea appunto forte, e in questo senso certamente non gentiliana, non tanto dialoghi morali quanto appunto dialoghi politici. Ma poi, ascoltando il suo intervento, mi è venuta in mente un'altra analogia, anche qui chiedo se è corretta. Se dovessi vedere però, venendo in avanti, verso di noi, un'analogia incredibile fra la posizione di Bruno, mi è venuto in mente spontaneamente Gramsci in carcere. Gramsci non va a rojo, ma insomma dal carcere non esce vivo. Quando Gramsci, ad esempio, sceglie l'amnistia sì, la grazia no, non la posso accettare, è lo stesso atteggiamento sostanzialmente, oppure quando Gramsci sviluppa la metafora, il capitano della nave affonda con la nave, altrimenti non è affidabile come capitano, certo. È la stessa impostazione, sì. Mi sembra. Ultima domanda, poi recentemente ho visto, è uscito il libro di Germano Maifreda, appunto su Celestino da Verona. L'abbiamo pubblicato noi. Certo, edizioni della Normale, ho visto che Germano Maifreda ringrazia Michele Giliberto per il lavoro svolto. Ecco, volevo capire anche quell'indicazione di lettura, Maifreda la presenta ancora quasi come un'ipotesi, ma basata su delle carte. Mi sembra anche questo un elemento che avvalora questa linea di lettura. Ecco, chiedevo il suo giudizio su questo testo di Maifreda. Sì, dunque, allora, parto dall'osservazione, la penultima osservazione che io trovo molto acuta. E questo nesso fra Bruno in carcere e Gramsci in carcere, anch'io lo considero perspicace. Cioè, voglio dire, c'è una... Anch'io mi ero posto questo problema, mi sono interrogato su quello che sono le modalità, per me è difficilissimo capirlo naturalmente perché bisognerebbe starci dentro, quali sono le modalità del carcerato, cioè che cos'è il vivere in carcere appunto come per Bruno 8 anni, come per Gramsci, cioè, in uomini di quel tipo, no? Cioè che hanno il senso
di essere figure eccezionali, perché ce l'ha Bruno ma ce l'ha anche Gramsci. E Gramsci poi, lei si ricorda, no? C'ha questi momenti di profondissima crisi, soprattutto alla fine del 1933, no? Quando dice sono in un doppio carcere, quando se ne vuole andare nel guscio sardo e via discorrendo. Però è venuto in me, anche io ho avuto questa percezione, cioè che hanno delle reazioni che hanno delle affinità. Hanno delle reazioni che hanno delle affinità. Cioè si stabilisce un perimetro, che nel caso di Gramsci è la grazia, no? Scrive alla madre a cui è legatissimo, no? Ecco, però dice, oltre questo, no, non si può andare, ecco, perché c'è un problema. Ma lui lo dice, di perdita della personalità, si ricorda? Cioè tu con questo mi vuoi distruggere come personalità. Ma è la stessa cosa per quanto riguarda Bruno. Cioè questa è un'osservazione che trovo interessante. Come anche trovo interessante, non ne ho parlato, il fatto che il potere nei confronti degli eretici, dei diversi, ha delle singolarissime assonanze in situazioni molto diverse. Cioè mi sono divertito a prendere l'erem, si chiama così, che è la sentenza e poi la scomunica di Spinoza dalla comunità ebraica di Amsterdam. Se voi pigliate quel testo, che è terribile, no? E nessuno ti si avvicini, e andate a prendere la sentenza contro Bruno, quella del gennaio del 600, appunto, è impressionante proprio per come ti degradiamo, ti eliminiamo, cioè l'impossibilità da parte del potere di reggere il diverso, da parte del la violenza, la reazione, che ha dei tratti, come dire, omogenei in qualche modo, no? Come Gramsci, e, che diceva lei, Gramsci e Bruno, così anche c'è quest'altro tipo di reazione relativamente al modo in cui il potere si confronta col diverso, con l'eretico, come lo si vuol chiamare, e lì è interessante vedere il parere fra l'intreccio fra Spinoza e Bruno. Bruno ha testi politici, li ha naturalmente a modo suo, direi che quello più importante da questo punto di vista è il De Vinculis. Il De Vinculis noi l'abbiamo pubblicato nel primo volume delle edizioni delle opere magiche di Bruno per Adelphi, c'è un testo latino, la traduzione italiana del De Vinculis, nel quale lui, ragionando sui vincoli e assumendo che il principale vincolo è il vincolo d'amore, come dire, ragiona dei rapporti politici di carattere sociale e anche del rapporto fra il grande capo politico e i suoi seguaci, che è realizzato però attraverso un vincolo di tipo magico. Cioè, quindi, questo dicevo, la differenza con Machiavelli, no? Machiavelli non gli sarebbe mai venuto. Machiavelli dice: loro sono stati messi in moto da un grande discorso del loro capo che li ha eccitati e loro hanno vinto la battaglia. Ma questa è un'altra, in Bruno è un'altra cosa, cioè se vuoi essere un grande politico devi essere un grande mago, per essere un grande mago devi essere un grande filosofo, quindi il filosofo è un grande politico. Da questo punto di vista poi abbiamo anche tutte le varie affermazioni, per esempio la prima denuncia di Mocenigo. Dice precisamente, una delle denunze di Mocenigo, la prima o la terza, dice, lui dice che il mondo sta cambiando e vuole essere capitano di popoli. Tant'è vero che negli atti, nelle denunzie dei suoi compagni di prigionia veneziani, si dice appunto che in Germania c'era una setta di giordanisti, cioè di suoi allievi, una setta di... che io ho cercato di capire quanto siano, era un gruppo abbastanza cospicuo, scusate, molto, poco piccolo, non cospicuo, ma c'erano anche questi. Tornando a quello che diceva, la morte è complicato interrogarsi quella cosa, però quello che lei dice è interessante, cioè io credo che l'elemento del... Bruno parla sempre a un pubblico, in questo senso è davvero un grande uomo di teatro. Cioè, voglio dire, Il Candelaio è un grande testo teatrale, i dialoghi italiani si possono leggere come testi teatrali, cioè la teatralità è una struttura di fondo della figura di Bruno, lui ha sempre un pubblico davanti,
Il problema è di capire quando fa il regista e quando fa l'attore, ma che si tratti di grandi opere teatrali, questo è sicuro. Perciò dicevo che anche la fine di Bruno può essere, come la gestisce, no? Può essere interpretata appunto come un testo teatrale, nel senso che quando appunto allontana Cristo in quel modo e via discorrendo. Quindi c'ha anche questa preoccupazione, certamente ce l'ha. C'ha anche una preoccupazione di carattere più strettamente filosofico, no? Cioè della sua filosofia, della musa nolana, ma dal momento che questo intreccio fra filosofia e politica mediato dalla magia, l'abbiamo indicato, mi pare, siamo d'accordo, quello può essere una pista interessante, cioè vederlo all'interno della grande tradizione italiana e come appunto un grande pensatore che nasce filosofo e diventa riformatore, che è il punto che non coglieva Gentile. Gentile rimaneva lì, è un grande filosofo, non ha capito, la religione la vede per i contemporanei, per il popolo rozzo, eccetera, eccetera. E invece lì c'è proprio la lezione anche nello spaccio di Machiavelli su questo. Vi ricordate come dice nei discorsi parlando del popolo fiorentino? Il popolo fiorentino non è né rozzo né ignorante, e tuttavia credeva che Savonarola parlasse con Dio. Cioè la religione è qualcosa che supera gli sbarramenti fra i colti e gli incolti, i rozzi e gli ignoranti, come la vede Machiavelli nei discorsi, come la riprende Bruno nello spaccio, come è presente in quel gorgo, diciamo, finale. Credo che ci sia questa preoccupazione di un pubblico, di un eco politico delle sue posizioni, di una missione che aveva in qualche modo e che veniva. Tornando a Maifreda, io lo considero un libro interessante, come dicevo oggi parlandone, è un libro molto interessante, tuttavia io non so quanto veramente sia centrale all'interno della rottura di Bruno la vicenda di Celestina da Verona, no? Cioè Maifreda dice il livello di corruzione, questo qui dicono che l'ammazzano, invece gli danno da mangiare, lo vestono, lo fanno andare via. Bruno resta sgomento di fronte a tutto, ma Bruno era fuori dal cristianesimo da anni e anni, gli sarebbe sembrato, come dire, il contrario anormale. Quindi, detto questo, però è un libro interessante. Poi noi come edizioni, non io ma tutti noi che curiamo l'edizione della Normale, abbiamo sempre avuto come principio quello di dare la voce a tutti, anche a quelli che la pensano del tutto diverso. Siamo alla Normale, ecco, quindi. Ci sono altre domande? Siete sicuri? Possiamo chiudere? Bene, grazie. Spero vi siate divertiti. Bene.